Grazie a voi. Prima volevo fare un paio di premesse. Una è che, visto l'orario, ho inserito tipo un'ora fa una demo, quindi a più o meno metà, perché pensavo altrimenti potesse essere un po'... No! Oh. Ok, a quest'ora, dopo due giorni, la pie beer di ieri sera, non so voi, ma potrebbe essere troppo impegnativo. La seconda premessa è che questo percorso, diciamo, è iniziato 2 anni fa, la PyCon. Durante una pausa caffè c'era un mio amico che conosco da anni e ci si è messi a parlare, lavorava a Google da qualche mese, ci si è messi a parlare del sistema di monitoraggio di Google e mi ha detto ma perché non provi a dare un'occhiata a sto prodotto, questo strumento open source che è appena uscito? Ne avevo già sentito parlare ma non mi ispirava, ma non ho ancora dato un'occhiata, e lì è nata così, appunto, ho cominciato a guardarlo e alla fine appunto lo stiamo utilizzando nella mia azienda in produzione, siamo piuttosto contenti. Questo per dire che non ho pretenzione di insegnarvi granché in questa talk, ma magari di cercare di darvi qualche spunto e cercare di convincervi, chi non lo fa già, che monitorare le applicazioni potrebbe essere una buona idea. E l'altra cosa riguardo, volevo dire che non avrei niente da dire oggi se non fosse appunto per lui. E sarebbe un po' triste. Chi sono io? Allora, adesso mi presento. Sono Davide, vivo in Trentino. C'è una buona rappresentazione di trentini qua, mi pare, alla conferenza. Sono laureato in fisica, ma programmo insomma da parecchi anni, quando avevo 13-14 anni, come penso molti di voi. Interessi insomma ovviamente IT, programma in Python, Go, non me ne vanto, ma adesso anche in Scala. Mi piace fare giochi da tavolo e sono da qualche anno, 4-5 anni, CTO di Spazio Dati. Spazio Dati è appunto, dico due parole a riguardo per darvi un po' di contesto, è un'azienda nata appunto nel 2012, operativa veramente nel 2012, sostanzialmente cercato fondi, nel 2013 ha cominciato ad essere operativa e a sviluppare i primi prodotti. Il primo prodotto è stato un API di Entity Extraction, quindi da testo, quindi dati non strutturati, estrazione di entità, e quindi link a Wikipedia da cui si possono scaricare ulteriori informazioni. Grazie a questo abbiamo cominciato a collaborare con un'azienda di Milano, grossa, quotata in borsa, si chiama Cerved Group, che si occupa di dati di aziende, fa rating di aziende sostanzialmente. E da allora abbiamo cominciato a crescere un po' di più, perché è entrato nel capitale di Spazio Dati nel 2014. Adesso siamo 32, abbiamo due sedi, una a Pisa e una a Trento, e grazie alla partnership con loro, oltre a ricevere finanziamenti, la cosa più importante in realtà è che abbiamo avuto accesso ai loro dati con cui possiamo costruirci dei nostri prodotti e alla loro rete vendita. Questi sono alcuni dei nostri clienti di Spazio Dati direttamente, quindi Cerved stesso ovviamente, ma poi abbiamo nel settore media, soprattutto per quanto riguarda la semantica, quindi l'entity extraction, poi finanziario, industriale, telecomunicazioni. Siamo un'azienda piccola, però appunto abbiamo questo partner grosso e ci permette di fare prodotti interessanti. Però ovviamente siamo un'azienda di prodotto, quindi questo vuol dire che non sviluppiamo software quanto terzi, abbiamo dei nostri prodotti che poi dobbiamo mantenere nel tempo, e quindi questo discorso deriva dalla necessità di questo. Non si vede l'emoji. Di cosa voglio parlare oggi appunto? Perché monitorare? Cosa monitorare? E poi introdurre lo strumento, che è appunto Prometheus, un po' un disegno dell'architettura, che cos'è una metrica in Prometheus, il suo linguaggio di query, e poi non so come si dica in italiano, ma come si fa a inserire le metriche all'interno dell'applicazione. Perché monitorare? Perché dovreste monitorare? Un primo punto è poter osservare dei trend nel tempo, quindi nel momento in cui rilevo un problema o anche no, voglio vedere come sta andando, ad esempio
la dimensione nel momento in cui voglio fare delle valutazioni sui costi dell'infrastruttura, voglio vedere qual è lo spazio occupato su S3 nel tempo. E quindi voglio monitorare come sta andando, se ci sono dei picchi, se è un trend continuo per poter stimare come sarà in futuro. E poi c'è un secondo tema di alerting. È tutto rotto, qualcuno deve intervenire. Questi due punti sono, diciamo, si vede il sistema abbastanza dall'esterno e sono chiamati black box monitoring. Prometheus fa questo, ma come lo fanno altri strumenti. In realtà il punto di forza, diciamo, è appunto il white box monitoring, quindi il fatto di poter andare a inserire queste metriche all'interno dell'applicazione per poter vedere come si comporta. E quindi quello che succede è, sì, arriva un alert, che però potrebbe essere anche un servizio esterno, tipo Pingdom, è caduta l'applicazione, cos'è successo, voglio avere delle dashboard dove poter debuggare, investigare qual è il problema. Che cosa monitorare? Beh, si va nel caso di un sistema complesso, ovviamente ci sono vari livelli a cui monitorare. Io ne ho evidenziati tre. Prima di tutto voglio monitorare a livello di host cosa sta succedendo, quindi diciamo sistemistico in sostanza. Voglio monitorare la CPU, lo spazio disco, la rete, sono tante le cose che si possono monitorare a questo livello e sono abbastanza standard. E poi posso andare a un livello sotto, immagino che molti di voi abbiano containerizzato, insomma, i propri sistemi, e quindi in questo caso posso andare quindi a un livello sempre abbastanza standard, però non all'interno dell'applicazione, quindi monitoro i container e posso monitorare metriche simili a quelle dell'host, però andando a individuare a questo punto il container, quindi l'applicazione sull'host. E poi invece posso andare a vedere l'interno dell'applicazione. In questo caso posso monitorare carico, latenza, il numero di che ci sono, ma soprattutto è molto importante andare a monitorare le interazioni che ci sono con l'esterno. Faccio un esempio. Supponiamo che abbiate un'applicazione web con un certo numero di worker, thread, processi, diversi deploy. Mettiamo che questo numero potrebbe essere 10, 100, 1000, è indifferente. E la vostra applicazione in un punto non critico chiama un servizio esterno. Questo servizio esterno a un certo punto è lentissimo a rispondere. È un punto non critico, non arrivano tantissime chiamate, ma tutte le chiamate che arrivano in quella parte cominciano a andare in coda lì. Tutti i worker quindi vengono impegnati da quello, la vostra applicazione non risponde. Potrebbe venire uccisa probabilmente dal sistema di scheduling, insomma, cose di questo tipo. Voglio monitorare quindi i tempi di risposta di questi sistemi esterni. Ora, questo è un caso limite, cioè se monitoro l'applicazione probabilmente ci metterò anche un timeout alle chiamate esterne, probabilmente. Però, ecco, era un esempio, ci sono ovviamente delle sfumature in tutto questo, dove le chiamate a un servizio esterno, anche magari non chiave all'interno dell'applicazione, possono comunque degradare le performance dell'insieme. Cos'è Prometheus? Beh, Prometheus è, abbiamo parlato di monitoring, però principalmente è un database di time series, dove il sistema di ingestione, invece dei normali database a cui siamo abituati, dove faccio un'interrogazione, vado a inserire i dati all'interno del sistema, invece nel caso di Prometheus è Prometheus che va a prendere i dati. Come mai questo? Questa è una delle cose che, insomma, è un database di time series ma pensato per il monitoring. Cosa succede in un sistema di monitoraggio invece che funziona in push? Ci sono dei momenti in cui arrivano un sacco di metriche, le quali potrebbero andare a uccidermi il sistema perché non riesce a gestire tutta questa coda in ingresso di metriche che arriva, tutte queste richieste. Se invece configuro il sistema per andare lui a prendere le metriche, può decidere quando andare a rallentare l'acquisizione. Quindi andrò a avere dati meno accurati, ma il sistema continuerà a reggere. Include un sistema di query,
semplice, pensato per le time series, appunto. Altri database time series hanno cercato di replicare un SQL, però non hanno avuto in questo un grande successo. Nel senso, magari sono anche utilizzati, però quella parte non piace perché modellare delle time series su SQL non si è rivelato una scelta vincente, molto scomodo. C'è un componente poi per fare alerting, componente esterno, si chiama Alert Manager, e poi infine la parte di visualizzazione di solito, senza di solito, si utilizza Grafana. Grafana è un progetto esterno, non c'entra con Prometheus, ma l'accoppiata è praticamente standard, cioè se uso Prometheus utilizzo Grafana per le dashboard. Grafana, se avete time series, anche se non utilizzate Prometheus, datevi un'occhiata. È un sistema veramente stabile, ce l'abbiamo in produzione da un bel po' di tempo. Gli aggiornamenti sono veramente, cioè, un piacere, non succede mai niente di male, il che a volte è addirittura sorprendente. Chi ha usato Kibana sa di cosa parlo. Ok, qualcuno l'ha usato. Eh? Dove nasce Prometheus? Prometheus nasce nel 2012 a SoundCloud, ed è però open source dal 2015. È scritto in Go ed è modellato appunto su Borgmon da degli ex Googlers, quindi dipendenti di Google che se ne erano andati, avevano un po' di nostalgia del sistema e hanno preso spunto per creare Prometheus. Ha 15.900 stelline su GitHub, quindi questo capite che è sicuramente sinonimo di qualità, no? Ha un po' di utenti famosi, qua ho citato Google, in realtà non lo utilizza internamente come sistema di monitoraggio, ma lo offre sul cloud. Invece l'installazione, diciamo, più celebre, quella un po' più particolare, è quella di Cloudflare, che ha un sacco di server Prometheus, è molto interessante vedere come poi aggrega tutto questo. Ci sono delle presentazioni, trovate dei video online se vi interessa. Ecco, qui vi convinco che è facile utilizzarlo. Demo, appunto, per cercare di spezzare un attimo. Leggete? Si riesce a leggere? Sì. Ok. Ho fatto un'integrazione con Django qua, appunto, ho anticipato un po' i tempi, quindi prima di spiegarvi come è strutturata la metrica, ci interesserà poi quello, e vi faccio vedere un paio di dashboard, giusto per rendere l'idea di cosa si può ottenere. Secondo le best practice di Django ho inserito la view direttamente in URSPY, insomma, dai, permettetemi di farlo. E sostanzialmente ho semplicemente creato una view che è un Hello World che osserva un determinato tempo. Ho creato una metrica che è di tipo istogramma, che poi vedremo meglio, e semplicemente ci butto dentro un valore. Poi devo mostrare queste metriche da qualche parte. In Prometheus le metriche si mostrano via HTTP, quindi le mostro sul mio server HTTP all'interno dell'applicazione, configuro Prometheus per andare a prenderlo con una chiamata HTTP. C'è una simpatica applicazione, Django, c'è da fare, è quella riga che probabilmente si vede meno perché è evidenziata. Includo quella riga negli URLs e mi compare un endpoint slash metrics che espone le mie metriche. Quindi ecco, questo è quello che serve fare per integrarlo all'interno di Django. La presentazione però non finisce qui, mi dispiace. La cosa importante è che, ok, poi bisogna configurare Prometheus per andare a raccogliere queste metriche, bisogna creare delle dashboard, però il punto fondamentale è che se voglio aggiungere una metrica, una volta che ho fatto questo setup, tutto quello che c'è da fare è di andare a definire una nuova metrica istogramma o altri tipi e andare a scrivere la riga in cui vado a inserire il dato. E automaticamente mi compare, posso andare su Grafana, cioè automaticamente Prometheus si scrapa quella metrica perché è mostrato sullo stesso endpoint, finisce nel suo database, posso andare su Grafana e integrare il suo database. Vi ho convinto che è facile?
così, così. Allora, ho fatto un run server, ho fatto partire un run server, opla, facciamolo ripartire, qua probabilmente devo fare zoom, ho imparato come si fa zoom in ma non zoom out, quindi spero, ok, si dovrebbe leggere. Ho appena fatto partire il server, interrogo l'endpoint slash matrix e mi dice che l'istogramma ha tutti i valori vuoti, non ho osservato ancora niente perché non ho ancora fatto una chiamata a hello. Hello, vediamo di farla, ok. Beh, ha incrementato, funziona. È andato semplicemente a incrementare alcune voci qua. Poi vediamo cosa vuol dire. Bene. Qua invece le cose si fanno un po' più complicate, non serve conoscere esattamente tutto. Questo è un disegno d'architettura di Prometheus, lo trovate, non l'ho fatto io, altrimenti sarebbe molto più brutto, lo trovate online, quindi state tranquilli, lo potete recuperare. Prima di tutto abbiamo detto, appunto, ripeto ancora, è un sistema pool, quindi deve sapere dove andare a prendere queste metriche, cosa andare a, si dice, a screpare, nella sua terminologia. C'è un componente di retrieval che si basa su un service discovery. In caso abbiate dei server statici in hosting, potete semplicemente andare a inserire l'IP o l'host name o l'host DNS il record DNS di questi host fisici. In caso siate su EC2, c'è un componente di Service Discovery che si attacca all'API di EC2, si fa dare la lista di tutti i server e poi potete eventualmente fare dei filtri selezionando solo quelli con determinati tag. Se invece avete un sistema tipo Kubernetes, quello espone direttamente i pod dove stanno girando, oppure console, etcd, sistemi di Service Discovery sono direttamente supportati. Quindi nel caso di console si va a dire questo servizio vai a cercarlo su console, e questo è il suo nome. Due righe di configurazione e avete configurato dove andare a prendere le metriche. A questo punto sa dove andare a prenderle e va e lo fa. Potete avere quindi degli endpoint inseriti dentro Django, come ho mostrato prima, oppure degli agent che girano continuamente e mostrano le metriche che vi interessano. Ad esempio un agent che è fornito che è ufficiale, diciamo, di Prometheus è un node export che quindi vi dà tutta una serie di metriche che serve per monitorare le macchine, load un minuto, memoria utilizzata, solite informazioni di questo tipo. Se invece non avete un sistema che è sempre running, probabilmente volete utilizzare qualcosa tipo il push gateway, dove cioè ad esempio avete dei job che vengono eseguiti via cron ogni 10 minuti, questi girano per qualche secondo e poi muoiono. Come faccio a dire a Prometheus di andare a prendere le metriche in quel caso? Beh, in quel caso esiste appunto questo sistema, anche questo ufficiale, si chiama push gateway. I job scrivono, mandano le metriche sul push gateway che fa da cache praticamente, e configuro Prometheus per andare a prendere da là. Diciamo appunto c'è un componente poi di storage, c'è il linguaggio di interrogazione che è Prometheus stesso che pusha gli alert verso l'alert manager che fa da deduplica degli alert e da smistamento, quindi se l'alert è su questa metrica e ha queste caratteristiche qua manda un'email a Davide ogni 3 ore. E poi la parte sotto in realtà non ci interessa, ma c'è l'unica componente importante, rilevante qua è Grafana. Cos'è una metrica? Abbiamo brevemente visto prima una metrica, però qua vorrei spiegarlo un po' più in dettaglio. Una metrica è una coppia chiave valore sostanzialmente, dove la chiave è una stringa che identifica la metrica e una serie di tag e il valore è un float. Questo è tutto quello che si può scrivere, le metriche che si possono scrivere su Prometheus sono queste. È un sistema molto semplice,
che poi in realtà però si può adattare per varie cose. Se una metrica andate a raccogliere nel tempo, cioè una metrica quindi è un float, ma se andate a raccoglierla nel tempo, ogni 30 secondi diventa una time series. Esistono vari tipi di metriche, prima abbiamo visto molto brevemente i histogrammi, però esistono sostanzialmente altre due metriche. La più semplice gauge è un valore in un determinato istante. Questo è utile ad esempio per la memoria, quanta memoria è occupata adesso, qual è il carico della macchina in questo istante. Un altro strumento interessante però è il contatore. Se voi volete misurare quante richieste sono state fatte al vostro applicativo, probabilmente userete un contatore, che è una metrica migliore rispetto a quante richieste vengono fatte in questo istante. Tenete traccia semplicemente di quante richieste sono state fatte dall'avvio dell'applicativo. Quindi questo si utilizza per numero di richieste, numero di eccezioni, esecuzioni di un determinato pezzo di codice, interrogazione al DB. Gli istogrammi servono invece per le distribuzioni sostanzialmente, quindi per i tempi di risposta. In questo modo creo un istogramma dove uno di quei tag di prima, uno delle label di prima di quei tag è utilizzato per definire il bin dell'istogramma, il bucket in cui andare a inserirlo, e un range quindi, e a questo punto posso andare a calcolare medie e percentili nel tempo. Alcuni assaggi appunto di PromQL. Partiamo dal più semplice, molto semplice. Ho una metrica o più metriche, e con questa qui vado a restituire tutte le time series che corrispondono, che hanno quel nome lì. Quindi non vado a utilizzare i tag come filtro. Ok? Quindi in questo caso è load di un nodo. Se ho un singolo nodo, me ne restituisce una time series, se ho più nodi, mi restituisce un numero di time series pari al numero di nodi. Ma se voglio il carico di un determinato nodo, lo vado a specificare semplicemente in questo modo. Supporta poi regex, e quindi posso andare a prendere il carico di tutti i nodi con quel prefisso. E queste funzionalità sostanzialmente sono la base della manipolazione dei gauge, quindi quando ho un valore in un determinato punto nel tempo. Non ho fatto vedere Grafana prima. Poi ci arrivo. Invece se ho un contatore allora devo andare a... Se vado a mostrare direttamente un contatore su un grafico sarà una cosa che continua a incrementarsi, ma sostanzialmente non c'è interesse, non riesco a capirlo questo. Quello che voglio è fare la derivata di quello. Quindi posso andare a dirgli prendi questa metrica, prendi la media degli ultimi 5 minuti, calcola il rate. E questo mi dice qual è l'incremento al secondo sostanzialmente di quella metrica. In questo caso si tratta di garbage collection della JVM, esistono degli exporter standard per andare a esporre queste metriche. In questo caso quindi non ha senso dire quali sono in un istante del tempo le garbage collection, e quindi ho raccolto un counter. Se però mi interessa vedere le garbage collection su un cluster di macchine, un cluster della Elasticsearch ad esempio, come vado a fare questo? Voglio sommarle, e quindi c'è semplicemente una funzione di somma. La parte di posizione delle metriche l'ho già mostrata. Il formato dell'output è sostanzialmente questo. Molto semplice, sostanzialmente è una ripetizione di quanto abbiamo visto prima. Vengono semplicemente aggiunte alcune informazioni come il tipo e un messaggio di help, insomma. Però per il resto, insomma, si tratta di nome della metrica, float, oppure posso anche andare ad aggiungere un po' di tag.
esistono esporter per già esistono esporter già fatti per un bel po' di sistemi. Quindi se, a parte la vostra applicazione, dove appunto abbiamo visto che è piuttosto semplice andare a inserirlo, se avete un sistema, un qualche server running, probabilmente c'è già un modo per un esporter integrato, come nel caso di Kubernetes. Nel caso di Docker c'è un supporto sperimentale integrato, etcd è integrato, però per la maggior parte si tratta di exporter ufficiali o meno, però sono strumenti comunque piuttosto semplici che funzionano bene. Quello di Docker è fatto da Google, funziona molto bene, è indispensabile insomma per monitorare sistemi di container. Poi ce ne sono per Postgres, PG Bouncer, anche i vari server web. Redis, noi usiamo uno di Elasticsearch, che gli esporti di Elasticsearch non sono molto completi, ne abbiamo preso uno, modificato, ed è disponibile. Grafana, a sto punto ve lo mostro qua. Vediamo. Ok, in Grafana, come vedete, cioè, a un certo punto diventa una dipendenza, cioè un bisogno ossessivo di avere metriche che rappresentano proprio tutti i propri sistemi. E quindi ne abbiamo un bel po'. Questo, ad esempio, è un... faccio un po' di zoom. Questo è un cluster che abbiamo avviato 2-3 giorni fa, sono gli ultimi 7 giorni, e vedete, insomma, ci sono utilizzo dell'heap, garbage collection, si può andare a rappresentare un sacco di cose, cache heat su Elasticsearch, quante merge sono state fatte, si sta indicizzando. Questa è un'integrazione di metriche appunto che ci dà Elasticsearch su un endpoint JSON e quindi trasformate tramite un exporter nel formato di Prometheus, assieme a metriche del node exporter. Per andare a, ad esempio, la definizione di questo widget qui, è molto semplice, si va a dire che la data source è Prometheus e si va a definire la query per andare a estrarre, che è esattamente quello che abbiamo visto prima. Abbiamo delle dashboard per i singoli server, dove si può andare a vedere appunto load, lo stato del disco, i container che girano, e poi a livello applicativo appunto a livello applicativo, ad esempio, monitoriamo le lunghezze delle code celery, tempi di risposta di vari componenti. È il nostro, quando c'è un problema andiamo qui, andiamo sempre a consultare le 2-3 dashboard che potrebbero corrispondere al problema e debughiamo da qua. Ok, non mi va più in full screen, ma non serve. Se vi interessa, volete sapere un po' di più, ho messo alcuni link che raccontano soprattutto che cosa andare a monitorare. Ci sono un paio di acronimi, use, utilization, saturation, error e red. Però insomma, ci sono degli acronimi che appunto raccontano che cosa andare a monitorare. Quindi ho un osservabile, che cosa voglio andare a vedere, che cosa voglio registrare appunto di quell'item. E c'è un libro famoso di Site Reliability Engineering di Google, dove viene descritto in dettaglio tutto questo. Insomma. Grazie. A posto.
domande? Svenuti. Una curiosità, dove mette allora quell'app di Django che mi hai fatto vedere per esporre le metriche, dove le mette? In memoria. Ah, ok. Basta. Sono in quel caso sostanzialmente un dizionario. Nel caso dei contatori, le funzioni che ho mostrato prima, quindi se viene avviata l'applicazione viene messa la metrica. Nel caso dei contatori, le funzioni che ho mostrato prima, la rate, automaticamente quando vede che un determinato contatore è andato a zero, capisce che c'è stato un riavvio e quindi va in funzione, insomma, va avanti da lì, il nuovo punto di partenza. Ciao, senti, ma queste metriche che restano in memoria fin tanto che non viene riavviata l'applicazione, ma se hai un'idea del footprint, se usano delle round robin policy per non occupare più di tanto, se alla lunga applicazioni che restano tanto running occupano più memoria con le metriche collezionate o sono scartate ogni volta che sono lette, sono perse, se qualcosa va storto nel mezzo, cosa così. Sì, se qualcosa va storto sicuramente vengono perse perché appunto, come dicevo prima, non è l'applicazione, la cosa importante dell'applicazione, dell'applicazione le metriche vengono raccolte generalmente ogni 30 secondi, perlomeno, cioè la configurazione standard è quella, quindi non ti interessa che permanga. E sul fatto che occupino tanta memoria, sì, se hai tante metriche occupano tanta memoria, sono affari tuoi, non c'è una gestione di questo. Diciamo la cosa che occupa di più sono più che altro, di per sé sono gli istogrammi che vanno a occupare tanto, ovviamente, perché vanno a creare diverse time series sostanzialmente, e bisogna stare attenti a cosa si fa, se utilizzano quei tag. Quei tag devono essere, il valore del tag deve essere un numero finito, perché ovviamente altrimenti la cosa va a esplodere. Se ho due tag che possono assumere 10 valori l'uno, ovviamente sono già 100, diventano 3, aumenta di molto, quindi bisogna stare attenti a quello. I tag vanno usati non per rappresentare una stringa qualunque, ma per rappresentare un insieme finito e piccolo. C'è tempo per un'ultima domanda? Va bene così. Grazie. Grazie. Sì.